Si è aperta all'interno del palazzetto del CUS di Bari, davanti ad oltre 2.000 sostenitori provenienti da tutta la Puglia, la campagna elettorale per le primarie del centro-sinistra pugliese di Dario Stefano. Il senatore della Repubblica, evidentemente commosso e soddisfatto, ha spiegato la sua idea della Puglia che sarà argomentando su lavoro, ambiente, sanità, cultura e turismo. Non poteva che partire da qui. Bari è la città capoluogo e noi che della politica ne facciamo un servizio. Immaginiamo di abbandonare sin da subito la demagogia. Per noi la campagna elettorale parte da qui, da uno spazio di sport, da uno spazio popolare, uno spazio dove possono accedere tutti, per continuare questa connessione sentimentale con una Puglia che vuole continuare il cambiamento, che vuole proseguire su noi questa strada e che ci chiede di continuare a cambiare questa Puglia per come abbiamo lavorato in questi anni. Proseguire quindi nella continuità del percorso programmato negli ultimi 5 anni del presidente uscente Nichi Vendola. Su questo che punta Stefano. Vendola, presente alla serata, ha voluto introdurre Stefano come una persona capace di affrontare la responsabilità con rigore e di essere capace di raggiungere obiettivi ambiziosi. Noi siamo partiti 10 anni fa, credo che di tappa in tappa abbiamo guadagnato autorevolezza, credibilità, abbiamo guadagnato un'immagine nel mondo, abbiamo impiantato cose che non c'erano, che sono cose belle e cose buone per i giovani, per il futuro della Puglia. Ora io so che significa governare. Governare non è fare surf, ma significa andare in profondità, significa affrontare le cose difficili di un mondo complesso. Ho visto Dario come amministratore, la sua trasparenza, la sua moralità, e ho visto l'amore che ci mette per questa terra nostra. E allora per me è una gioia essere qui in questa cerimonia della consegna del testimone. Le primarie sono una bella gara, ognuno fa il tifo per quello che pensa possa produrre il meglio per la Puglia. Io questo partito ho servito, il partito della Puglia, il partito del Sud. Non è proprio un partito, è un sentimento ed è una politica, e ho visto in Dario il migliore esponente di questo partito, cioè di questo sentimento. E noi...